caro Giulio, noi siamo alla fine di questa puntata. Puoi venire quando vuoi. Sì, io se posso aggiungere un'ultima cosa. Io non voglio assolutamente vendetta per quello, per la cosa gravissima che mi è basta stata fatta. Basta guardarti negli occhi per capire che non conosci questo. No, assolutamente. La mia vita, io faccio un mestiere molto delicato, ho dovuto convivere con questa tragedia che ha colpito la mia vita. Io voglio che questa macchina si fermi, partita su presupposti sbagliati. Purtroppo qui, quando parte una macchina, è impossibile fermarla. Non voglio vendetta, voglio solamente che mia figlia sia lasciata in pace e ritorni alla sua famiglia e possa finalmente avere un po' di serenità, perché se mia figlia torna in quella orribile struttura, mia figlia è persa, mia figlia è rovinata. Adesso che si sta riprendendo amicizie, palestra, scuole e via dicendo, sembra un'altra persona. È arrivata questa ordinanza del giudice che, se non viene in qualche modo fermata, mia figlia ha finito di vivere. Quindi io voglio solamente questo, non voglio danni, non voglio vendetta, voglio che si fermi questa macchina assassina che ha rovinato mia figlia e i genitori che hanno dovuto subire le conseguenze. È assolutamente legittimo il tuo appello. Pierpaolo Zaccai. Sono parole veramente convincenti. Un uomo che dice io non voglio vendetta, eppure il rancore che dovrebbe scaturire, l'emozione che dovrebbe scaturire da quello che ha subito, porterebbe un uomo qualunque alla vendetta. Invece qui abbiamo un comportamento molto razionale di una persona ponderata, equilibrata, che guarda oltre il sentimento della vendetta e guarda il bene della figlia. Per cui lui chiaramente dice io voglio mia figlia, voglio che stia bene e voglio che possa vivere serenamente. Ecco, questo è un indice di equilibrio. Io mi riallaccio a quelle diagnosi spazzatura che hanno prodotto. Questo è un vero indice di equilibrio. Un uomo che non vuole vendetta, ma vuole il bene di sua figlia. E ci auguriamo tutto il bene per Maria Teresa, per Giulio e per la moglie e per i familiari. Dopo le 9 sentiremo l'intervista, una chiacchierata che tra l'altro si scorgerà essere assolutamente domestica, con l'avvocato Giuseppe Libera, è l'avvocato che difende Bruno Contrada. Bruno Contrada è entrato in polizia nel 58, frequentò a Roma il corso di istruzione presso l'Istituto Superiore di Polizia, nell'82 transitò nei ruoli del SISDE con l'incarico di coordinare i centri della Sicilia e della Sardegna. Numero 3 del SISDE, fu chiamato a Roma presso il reparto operativo della direzione del SISDE, poi siamo al 24 dicembre del 1992, venne arrestato accusato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso e l'estensione giurisprudenziale dell'articolo 4, non esiste questo. Un reato che non esiste, non è contemplato dal codice penale. Lo inventano proprio per Bruno Contrada. Bruno Contrada viene accusato e che accusa, nonostante poi il 4 maggio del 2001 la Corte d'Appello di Palermo lo assorbe con formula piena. Il 12 dicembre 2002 la Corte di Cassazione annullò la sentenza in secondo grado. Vittima, carnefice, richiesta di grazia sì, richiesta di grazia no, una supplica in realtà. Noi insieme a voi ci sentiamo questa intervista e credo che sia una di quelle interviste sulle quali coglierete come sempre lo spunto ideale per un'appropriata riflessione. Poi le considerazioni personali su Contrada restano quelle e io considero le capacità personali e analitiche di ognuno di noi un patrimonio. Prego Pierpaolo. Grazie Davide, un piccolo inciso perché conosco la storia. Fu accusato di concorso esterno in un'associazione mafiosa, un reato non contemplato dal codice penale, quindi costruito una sorta di teorema. Poi si accorsero che non andava bene e lo modificarono in concorso interno in associazione mafiosa, cambiarono esterno con interno pur di incastrarlo, pur di tenerlo dentro e di attaccargli addosso un capo di imputazione. In un paese dove forse i veri colpevoli non pagano mai, se fosse colpevole Contrada sarebbe un bellissimo scoop. È uno di quei rarissimi casi in cui lo Stato vince contro la mafia. Ma sarà così? L'avvocato Libera ci racconta qualcosa di Bruno Contrada e soprattutto ci racconterà di quella foto in cui Contrada è immortalato anche con l'attuale leader dell'Italia dei Valori Antonio Di Pietro, che all'epoca dei fatti era in termini di popolarità asceso nelle graduatorie degli italiani al primissimo posto perché facente parte come PM del pool di Milano, quello di Mani Pulite.